Inizio la preparazione denocciolando con l'apposito attrezzino 500 g di ciliegie belle grosse e mature. Ora che le ciliegie sono denocciolate, metto da parte e mi serviranno successivamente. In alternativa alle ciliegie potete utilizzare tranquillamente anche le amarene sciroppate. Ho preparato in precedenza 500 g di crema pasticcera, l'ho lasciata raffreddare per bene, trovate le dosi nel box informazioni, ho montato anche 250 g di panna fresca, bella fredda di frigo, metto la crema pasticcera e la panna in una ciotola bella capiente, mescolo delicatamente e ottengo una crema uniforme e senza grumi. Per facilitare ho messo la crema nella sacca poche con beccuccio rigato. Spalmo sul piatto da portata un leggero strato di crema. Bagno nel latte 500 g di savoiardi. Dispongo sul piatto da portata leggermente distanziati l'uno dall'altro. Ricopro il tutto con la crema, livello con la spatola. Sistemo le ciliegie denocciolate in precedenza sullo strato di crema. Dispongo degli altri savoiardi sempre bagnati nel latte in questo modo. Continuo fino ad esaurimento degli ingredienti. Termino con uno strato uniforme di crema, livello per bene. Ripongo il dolce in freezer per 2 ore prima di servire. Trascorso il tempo, termino decorando la superficie con dei riccioli di cioccolato bianco. Miei carissimi amici, se volete stupire i vostri ospiti dovete assolutamente provare questo dolce freddo. È sfizioso, insolito e gustoso, un dolce perfetto per ogni occasione. Una bontà unica a cui non dovrete proprio rinunciare. Questa torta fredda si conserva in frigo per 1 o 2 giorni, non di più, in freezer massimo 2 settimane. In alternativa alle ciliegie potete utilizzare tranquillamente anche le amarene sciroppate.